madrugada a ser un momento da sua vida. Omega, el dueño del flow. Passiamo con Anna. Miss Mamma Emilia. Sì. Allora, com'è stata questa esperienza? Com'è questa esperienza? Perché è ancora in corso. Bellissimo, un'esperienza molto positiva. Cioè, va a coronare la parola mamma, ancora di più. La colore, la insomma, colore. Gli dà una nota di colore. Sì, anche esatto. Perché, insomma, cosa fai tu intanto nella vita? Ma io sono una semplice operaia. Non è, non, la semplicità è bellezza, quindi va sì, bene. Quindi... infatti, poi io ho due bellissimi figli, uno che si chiama Alex, che ha 25 anni, che li ha fatti da poco, e un'altra che si chiama Ilenia, che ne ha 13. E quindi... loro sono i tuoi fans, ti seguono, ti supportano. Sì, sì, tantissimo. Anche adesso in bocca al lupo. La fascia che cade, ma è normale perché si cioè... vede la naturalezza, la semplicità. Beh, le mamme poi vanno così, no? Rimediano ai problemi. Sì, esatto. La sensazione di essere mamma, di rappresentare le mamme anche nella bellezza, che non è solo una bellezza esteriore, ma una bellezza di figura. Ma guarda, io sotto questo punto di vista non tengo la bellezza. Cioè io mi sento di essere mamma è già tanto, è già una parola grande a dire che i miei figli mi hanno fatto diventare mamma, via. Merito di mio marito, ovviamente. Mi fanno sentire mamma, perché poi alla fine quello che è bello è che sentissi mamma. Esatto, esatto. Quindi allora questo è un gioco poi alla fine, perché voi vi mettete in gioco. Siete poi molto unite fra di voi, siete state amiche, quindi quel concetto della competizione è superato in maniera buona. Sì, positivo, perché guarda, si stanno già organizzando delle feste al di là del concorso, dove ci si trova bene quando si sta insieme. Vi frequentate, diventate complici. Sì, anche se c'è un po' di lontananza, perché sai, l'Emilia Romagna è abbastanza è bella lunga. Direttamente da Reggio Emilia, Desiree è arrivata qua a trovarci, qua in questa cornice stupenda qua del ristorante Il Pescatore. Allora, cosa vuol dire essere una Miss Mamma? Beh, niente di che, nel senso che per il momento è un gioco, quindi la prendiamo tutti molto come scherzo, non c'è competizione. Supportata in famiglia, i tifosi in famiglia? Sì, 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 beh, il mio ragazzo è molto felice di questa cosa. E mia mamma è emozionata quando mi vede in televisione, e anche mia figlia, insomma, le piace, sì. Ci tiene. Magari lo racconta a scuola. Sì, 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 bell'asilo. Già sì. Comincia a dire la mamma la vedo in giro con la fascia, cioè, già sogna lei una fascia. Nella vita invece cosa fai? Io lavoro in banca, faccio due lavori, lavoro in banca e piano bar. Allora, lavoro in banca, piano bar e più fa la miss, insomma tutto completo, più fa la mamma, che è la cosa più importante. Mamma, sì. Allora, questo è un concorso importante perché credo che la figura della mamma in questo modo vada anche riqualificata, perché a volte si pensa che uno con la maternità possa un po' ingrigirsi, ritirarsi, invece la vita continua, è bella, è splendida e vivace. Certo, no, assolutamente, anche perché essere mamma a 26 anni è diverso che magari essere mamma a 40 anni. Lo diciamo loro, no? Sì. Lo diciamo le altre, questo. No, vabbè, certo. È un'esperienza, certo, che ti matura molte situazioni personali. Ti matura in fretta e comunque cerchi di mantenere anche una tua vita personale. Quindi magari a 40 anni ti dedichi solo al bambino, certo, o principalmente al bambino. Senti, una cosa che abbiamo detto a tutte, che hanno confermato tutte, è comunque questa bella cosa, che questa competizione è diventata una complicità, un gioco fra di voi, siete diventate amiche, avete molte cose in comune, avete scoperto, è un piccolo social network fra mamme. Sì, 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 su Facebook siamo quasi tutte amiche. E poi ci diamo dei consigli su cosa fare, insomma, cosa portare magari. Non c'è invidia, cioè c'è proprio stile. No, 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 assolutamente. L'abbiamo presa proprio come un gioco. Benissimo. Meglio di così, come avevamo detto prima, non può essere. No, 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 assolutamente. Ma perché dovrebbero votare? Non lo so. La vostra scelta. Voi voti, assolutamente, perché al gioco bisogna vincere pure. Sì, beh. Ci si prova, ci si prova, poi se vince un'altra non è un problema, cioè sono contenta per lei. Però un voto ci sta. Siamo da Il Pescatore, dove intanto? Anzola dell'Emilia. Bene, allora qua si sta benissimo, ci sono sale accoglienti,
poi mi sembra che Biagio sappia anche proporre delle cose importanti. Che cosa proponete come cucina? Sì, in pratica noi facciamo qualsiasi tipo di cucina, facciamo la cucina praticamente tradizionale, la cucina nazionale, e poi a richiesta abbiamo anche la possibilità di soddisfare qualsiasi tipo di iniziativa, di richieste, sì, facendo anche dei menù fusion, come si dice adesso, dei menù praticamente che sono una via di mezzo tra le varie culture che ci sono adesso in giro. Quindi questo è molto bello, importante, perché comunque adesso ci sono molte richieste. Ma voi avete poi tante attività qua, questo è un centro che è molto attivo, cioè al di là del ristorante e ristorazione tenete molto alla cordialità con i clienti, quindi sono tante le offerte che potete fare. Sì, al di là della cucina abbiamo una serie di laghetti per la pesca sportiva, ospitiamo delle gare di canoa polo dell'associazione appunto di Bologna, e niente, facciamo, ospitiamo anche gare nazionali e internazionali. Poi tanto intrattenimento, anche perché la settimana, fine settimana, a volte avete degli spettacoli. Sono serate tipo questa qui che c'è del karaoke, venerdì e sabato sera c'è sempre musica, balli di gruppo e quant'altro. Ogni ultimo giovedì del mese facciamo una serata di, con le drag queen, insomma, poi programmiamo degli eventi, insomma, ogni in continuo. Esatto. Allora, fra fusione e fusione qua si sta veramente bene, insomma. Tu consigli alla gente di venire a mangiare? Beh, io certo sono un po' di parte, ma non posso far altro che consigliare alle persone di venire a mangiare qui, anche perché comunque si sta bene, e soprattutto nel periodo estivo abbiamo la possibilità di ospitare i nostri ospiti fuori, dove c'è una bella vista lago e anche si sta bene al fresco, diciamo così, lontano dalla caldura di Bologna che è tipica di questo periodo. E allora, perché non provare, perché non affettunarsi, capita anche quello. Vogliamo sapere però qualcosa di più personale da queste due mamme. Allora, intanto con Anna, i figli, tanto come si chiamano? Il primo Alex e la seconda Ilenia. Bene. Nella vita abbiamo detto cosa fai, eccetera. I tuoi bambini come vedono questa tua passione, questa tua messa in gioco come Miss Mamma? Ma loro vedono me entusiasta di fare questa cosa e l'hanno accettata volentieri. Mi tengono bene, cioè. Ti supportano. Allora, invece Desiree, tu hai una bambina piccolina. Sì, lei ha 5 anni. Chiama? Stefania. E poi, ma tu hai anche delle passioni? Sì, io canto, faccio piano bar, karaoke. Cosa canti? Qual è il tuo artista preferito? Da cantare mi piacciono molto i Nightwish e gli Evanescence, però nelle serate mi chiedono più la Pausini, Giorgia, più pop italiano. Pensa come siamo limitati, cioè c'è una possibilità infinita di fare musica a tantissimi livelli, eccetera, e poi si ricade sempre in Italia. Ma ci sta. Senti, dicevamo prima, allora, questa amicizia che vi lega, poi alla fine siete diventate tutte amiche, complici di questo gioco che vi porta in giro. Le gelosie ci sono, ma non fra di voi, in famiglia, cioè fidanzati, mariti, eccetera, vi frenano un po' o vi incentivano? No, il mio ragazzo mi incentiva sempre, è molto contento per me. Marito? Ma anche per me, mi supporta, cioè, ce l'ho sempre dietro, comunque è entusiasta di questa cosa che sto facendo. Siamo ormai in chiusura di questa puntata, allora, pronte per la fase finale? Certamente, prontissime. Sì, prontissime. Lei ha copiato, ha detto la stessa cosa, non va bene. Sempre cariche. Cariche, adesso se mi dici cariche, cambio trasmissione. Agguerrite. Beh, allora, con questa varietà di aggettivi, uno doppio e l'altro no, insomma, chiudiamo questa puntata dedicata alla bellezza delle mamme. Salutiamo i nostri amici a casa? Certo. Ciao a tutti. Ciao, e vi aspettiamo tutti per le finali. De madrugada, a ser um momento da sua vida.